Ciao ragazzi, bentornati le scimmie. Il video di oggi è per sbloccare il vostro 23.1. Andremo a fare delle preattivazioni specifiche per ogni movimento. Abbiamo vogatore, toast to bar, wall ball, clean e muscle up ring. Per cui, prima cosa, nel vogatore c'è una flessione e estensione d'anca continua. Andiamo a attivare con l'hip hinge il movimento della cerniera d'anca e attivare i muscoli erettori spinali. Quindi posizioniamo una bacchetta lunga, un PVC, sul sacro, sul dorso e sull'occipite e andiamo a fare una flessione cercando di mantenere inizialmente le gambe tese. Vi torno su. Quando inizio a perdere i contatti, ritorno su. Successivamente fletto l'anca e poi le gambe. Estendo, giù, fletto, estendo le gambe, estendo. Bene, passiamo al secondo elemento. Il secondo elemento sono i toast to bar. Abbiamo bisogno di un'apertura di tutta la catena anteriore in modo tale che la flessibilità muscolare ci dia libertà durante il movimento senza troppi intoppi. Per cui, sempre con il nostro PVC, andiamo a portare una gamba indietro, il ginocchio appoggiato a terra, fissiamo la mano in alto e apriamo tutta questa parte della catena anteriore facendo scivolare in avanti il bacino. In questo modo andremo a allungare i flessori d'anca, lo psoas, l'iliaco, il retto del femore e tutta la catena anteriore, pettorale, gran dorsale. Manteniamo la posizione almeno 20-30 secondi, successivamente cambiamo il lato e lo ripetiamo 3 volte per parte. Andiamo a stimolare l'attivazione sempre per il toast to bar, andiamo a lavorare sugli erettori spinali e sui muscoli addominali. Ci mettiamo in posizione prona ed estendiamo le braccia e successivamente gli arti inferiori. Manteniamo 10 secondi e release. Posizione supina. Andiamo a lavorare sulla parte anteriore. Rep per 3 set. Dopo i toast to bar abbiamo 40 wall ball da eseguire. Consiglio: per la wall ball dobbiamo ottimizzare il lavoro dell'anca, l'attivazione dei glutei, e per farlo utilizziamo un elastico e un disco. L'elastico lo posizioniamo appena sotto il ginocchio in questo modo, in modo tale da andare ad attivare il medio gluteo, in particolare che è un muscolo che stabilizza tanto il bacino e gli arti inferiori. Prendiamo il nostro disco e scendiamo aprendo, stendo le braccia e mantengo la posizione 10 secondi. Dopo 10 secondi torno con i gomiti e di nuovo. E torno. E torno. 4, 5 set da 10 secondi. Ora abbiamo i nostri muscle up ring da fare. È molto importante che l'articolazione glenomerale sia libera di poter andare in intrarotazione e in extrarotazione. Per cui, bacchetta PVC in pugno, traziono, ruoto internamente, spingo verso il basso, 1, risalgo, extra ruoto, spingo in alto. Abbiamo da fare, il prossimo movimento sono i clean e è molto importante andare a creare una preattivazione, una libertà di movimento a livello dei polsi perché saranno sottoposti a un grosso stress. Per cui quadrupedia, mettiamo il dito medio che proietta anteriormente, da qua extra ruotiamo in questo modo, in modo tale da vedere il solco anteriore. Ruoto, extra ruoto e porto avanti le spalle. Ritorno in posizione, release, extra ruoto, porto avanti le spalle, ritorno, extra ruoto e porto avanti le spalle.
8-10 rep per 3 set. Movimento che abbiamo, l'ultimo dei movimenti di questo WOD, è il muscle up ring. È molto importante che l'articolazione glenomerale sia libera di poter andare in intra-rotazione e extra-rotazione in modo tale da evitare impingement funzionali a livello della spalla. Per cui, prendiamo la bacchetta PVC, traziono verso il petto, intra-ruoto, i gomiti sono su, spingo verso il basso, torno su, extra-ruoto e porto in alto, giù, dieci rep, 3 set. Ultima attivazione sempre per il muscle up, che ci permette di creare un'attivazione core estremity e di attivare l'articolazione glenomerale, è questa. Due dumbbell, ci mettiamo in posizione supina, lombare neutra, non deve né schiacciare né staccarsi troppo. Porto una gamba su e poi l'altra in dead bug. Una volta che sono in posizione, gomiti a terra, extra ruoto, tocco a terra, ritorno su fermo con l'avambraccio verticale perpendicolare al suolo, intra ruoto piano 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 piano, tocco, ritorno su. In questo modo lavoreremo sia sulla mobilità che sui rotatori di cuffia. Ottimo, lavoriamo anche qua, 10 ripetizioni, 3 set. Bene, ora che abbiamo visto tutte le preattivazioni, abbiamo sbloccato la biomeccanica nel nostro corpo che ci permetterà poi di andare ad eseguire un workout limitato da tensioni muscolari o articolari, possiamo provare il nostro WOD, il nostro 23.1. Ragazzi, in bocca al lupo a tutti per il vostro 23.1. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, state collegati, ogni settimana vi metteremo un contenuto per i 23.2 e 23.3, per cui seguiteci, attivate la campanella notifica per essere sempre aggiornati con i nostri contenuti. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto qua alle scimmie per il prossimo contenuto. Rock and roll!